Vivila, scoprila, gustala, sentila. Sono queste le quattro parole chiave scelte per rendere Fano ancora più appetibile. L'amministrazione comunale ha infatti lanciato un nuovo piano di comunicazione per attrarre sempre più turisti, promuovendo quelli che sono i suoi principali punti di forza: bellezza, cultura, l'intrinseco legame tra mare ed entroterra, ma anche la buona cucina che il nostro territorio è in grado di esprimere. È così che si cerca di offrire al turista un'immagine innovata della città della fortuna, perché, come suggerisce lo stesso nome del piano di comunicazione, Fano è la vacanza giusta. Una nuova vision. Fano in questo momento è una meta perfetta, perché è una meta tranquilla, è una meta rilassante, è una meta che coniuga la bellezza del mare, la vivibilità del mare che è nelle nostre zone con la vicina collina, quindi le dolci colline che si affacciano sul mare. È per questo che abbiamo lanciato questo claim: Fano è la vacanza giusta. Dopo, insomma, il piano strategico di IAC era importante cominciare a far vedere i fatti, quindi da oggi, anzi in realtà da 20 giorni stanno lavorando, perché la comunicazione ovviamente è già partita, un nuovo social media team composto da 3 ragazzi che lavoreranno sui canali social, quindi Facebook, Instagram e YouTube, ma realizzeranno anche delle newsletter, perché è importante un'interazione tra tutto il mondo degli eventi, il mondo della cultura, con il mondo del ricettivo, perché dobbiamo fare massa critica, dobbiamo trasferire tutte le informazioni possibili dalla nostra città, tutto ciò che realizza nella nostra città, al mercato, e per farlo arrivare al mercato turistico bisogna che anche tutto il mondo del ricettivo trasmetta ai propri clienti ciò che viene realizzato nella città di Fano. Fondamentale la brochure, sia cartacea sia digitale, che verrà distribuita sul territorio e nelle principali fiere di settore. Ma oggi come oggi non si può di certo prescindere da una presenza decisa e capillare sui principali social media. In particolar modo ci concentreremo nella produzione di video e di immagini che cercheranno di far entrare l'utente all'interno di quello che sono le esperienze o la vita che un turista può fare a Fano. Quindi sfrutteremo tutte quelle che sono le nuove possibilità che ci offrono le piattaforme social, come i reel su Instagram o le stories, che ormai sono qualcosa di già vecchio quasi. Instagram, diciamo che è un canale che ha bisogno di essere molto rilanciato per quanto riguarda Visit Fano, rispetto a Facebook è un po' più avanti. Abbiamo bisogno di rilanciare Instagram perché sono piattaforme utilizzate tantissimo dagli utenti per capire gli immaginari che possono trovare nei luoghi che andranno a visitare o nel momento in cui scelgono un posto dove andare. Quindi quello che dobbiamo fare noi attraverso Instagram e Facebook, ma in particolar modo, ripeto, Instagram, con questi reel, con queste stories, è entrare nell'immaginario di queste persone e convincerli e ispirarli a scegliere Fano come vacanza giusta. Su TikTok stiamo ragionando su come entrare, perché in realtà diciamo che la modalità reel nasce per contrastare l'ascesa di TikTok. Quindi TikTok è nel nostro radar, dobbiamo solo capire un attimo quali strategie utilizzare per sfruttarlo al meglio.